Torniamo all'attualità e oggi vi diamo, insomma, ve l'abbiamo data in apertura, questa notizia di questo operaio purtroppo morto nel tardo pomeriggio di ieri al porto di Taranto. Cerchiamo di capire qualcosa in più di quello che è accaduto e anche di come si stanno muovendo i sindacati rispetto a questa ennesima morte al quarto sporgente del porto di Taranto. Ne parliamo con Daniele Simon di Filcams CGIL. Ben trovato, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Dunque, quali sono le notizie che vi sono giunte in particolare da chi con questo operaio era, insomma, dai lavoratori che voi seguite come Filcams CGIL, e quali sono le iniziative che avete deciso di mettere in campo anche per insomma, porre luce su questa vicenda? Sì, allora, per prima cosa si tratta, insomma, dell'ennesima morte sul lavoro di di un ragazzo di 31 anni, di un lavoratore precario con una retribuzione di 1000 euro che era in quella stiva, e non si capisce bene a fare cosa e perché in questo momento. Quindi, cioè, si sta cercando di capire anche se doveva essere lì, se poteva, esatto, essere lì oppure no. Esatto. E ci sono sicuramente delle responsabilità che andranno accertate. Come in tutte le morti bianche, sicuramente c'è la responsabilità di qualcuno. Sono morti che non possono, non devono accadere. Di bianco mi permetto di dire che purtroppo non hanno nulla, soltanto il nome che gli abbiamo dato, ma c'è tanto di rosso in queste giovani vite che vanno via. Dicevo che è l'ennesimo incidente sempre al quarto sporgente, questa cosa, insomma, ci turba. Vogliamo ricordare, ovviamente lo facciamo, lo sottolineiamo, che in questo caso non ha nulla a che fare la vicenda con l'ex Ilva. Lo facciamo perché spesso, insomma, quando si parla di morti sul lavoro le associamo all'Ilva, non è questo il caso, era un dipendente, insomma, non di Ilva, questo giovane ragazzo Antonio Bellanova. Era un dipendente di un'azienda dell'appalto di Ilva, ma in quell'appalto lui ha lavorato, nel senso che lavorava sia all'interno di Acciaierie d'Italia che all'interno di questo appalto esterno, e quindi sicuramente non c'entra in questo caso Acciaierie d'Italia, ma è tutto un sistema di sicurezza all'interno di quello stabilimento e anche oltre quello stabilimento che va modificato e sicuramente attenzionato. Chiediamo sicurezza e certezze da anni, ma continua questo stillicidio di vittime. Io vorrei sottolineare, e credo che sia fondamentale, anche la natura precaria di questo lavoratore. Assolutamente. Era sì, in una stiva di una nave con probabilmente temperature altissime all'interno, fare un lavoro per pochi centinaia di euro al mese. Questo è fondamentale per tutti, capire quali sono le condizioni reali dei lavoratori, e molti non vogliono rendersi conto invece di quelle che sono le situazioni reali che si vivono. Forse fa comodo non rendersi conto. Esatto, però questa è una morte che fa capo a tutta la nostra società. Non ci si può solamente indignare o dare del cordoglio. Bisogna agire, in primis sono le istituzioni che devono imporsi e fare leggi affinché questo non accada più. Quindi ci sono responsabilità a tanti livelli. Secondo una prima ricostruzione, Antonio Bellanova è stato schiacciato da un'ecoballa di diverse tonnellate. Risulta, insomma, anche a voi che la dinamica sia stata questa, insomma, che questo insieme di rifiuti, che poi è l'ecoballa, no? Questi rifiuti compattati, certo, non gli abbiano lasciato scampo.
La dinamica dovrebbe essere questa, ma è in corso di accertamenti. Ripeto, il motivo per cui lui era presente in quella stiva, in quel momento, è da accertare e da qui si parte poi per capire quali sono le responsabilità. Voi come Sono Fincams aspetti. CGIL e più in generale come CGIL state pensando, insomma, ad una protesta, a porre l'attenzione in qualche modo e come? Allora, a livello sindacale, unitariamente, abbiamo già proclamato delle ore di sciopero già a partire da ieri sera alle 21. E, ovviamente queste ancora sono le ore di dolore. E voglio esprimere la vicinanza, insomma, di tutta l'organizzazione sindacale alla famiglia Bellanova. Capiremo come muoverci anche su questo, sul versante, insomma, delle proteste che non possono bastare più oramai, insomma. Aspettiamo di capire meglio le dinamiche per poi provare ad agire anche in questo senso.